Anche in estate Rosso Vivo non si ferma. L'iniziativa ha come obiettivo quello di lanciare un importante messaggio contro una piaga sociale che purtroppo affligge ancora la nostra comunità. Lavorando al Caffè del Teatro, nel centro di Fiorano, le volontarie fioranesi realizzano con ferri di uncinetto un gran numero di manufatti rossi, aiutate anche dall'apporto di collaboratori esterni. Un progetto rivolto alla comunità che mette in primo piano la lotta alla violenza contro le donne in generale di genere. Come sta andando il progetto? Allora, il progetto sta andando abbastanza bene, stiamo raccogliendo abbastanza lavori, stiamo preparando le pedane da mettere per terra perché i lavori verranno appoggiati per terra per poi essere venduti il 14 ottobre in piazza, qua in piazza Ciro Menotti. Il progetto è un progetto nato dopo Viva Vittoria, con le ragazze di Viva Vittoria, però stiamo procedendo col Knit Café che è qua alle mie spalle e ci troviamo il lunedì e il mercoledì a lavorare ed è molto molto interessante perché stiamo facendo comunità, stiamo facendo aggregazione, ci stiamo incontrando, discutendo, parlando, ci stiamo facendo coraggio a vicenda. E questo anche per il progetto, visto che è dedicato alle donne, è una cosa molto importante secondo me. Poi vi aspettiamo ancora degli altri lavori perché vorremmo fare una panchina grande come tutta la piazza, quindi adesso abbiamo fatto un calcolo, ci servono anche 1780 plateau di estate per poter fare le pedane, quindi stiamo facendo la raccolta del plateau degli estate e stiamo anche preparando questi plateau con la roba sopra. Il prossimo 14 ottobre i lavori troveranno spazio in piazza Ciro Menotti, ricreando la sagoma di una panchina, e saranno messi in vendita. Il giorno stesso, nella piazza fioranese, sarà inaugurata la panchina simbolo contro la violenza sulle donne. I ricavati andranno a favore del centro antiviolenza distrettuale TINA. All'evento di ottobre, in piazza Menotti, parteciperanno anche le seconde medie delle scuole Leopardi e Mursi. Vedrà protagonisti soprattutto i ragazzi delle seconde medie, perché saranno loro i protagonisti di questa giornata dove declameranno le frasi che hanno composto in classe sull'argomento. E una cosa bella che non abbiamo detto ancora è che queste frasi verranno poi scritte in perituro a memoria su una stele di fianco alla panchina che verrà inaugurata però nella settimana dedicata alla lotta contro la violenza di genere, quindi a novembre, nella settimana del 25 novembre. Scuole, ma non solo, perché Rosso Vivo vede il coinvolgimento anche dell'Associazione Artistica in Arte, della Cooperativa Sociale Gullibert e di Slow Art, la bottega del tempo creativo per le abilità differenti. Partecipiamo a questo progetto perché i nostri ragazzi speciali, che sono ragazzi in carico alla neuropsichiatria in uscita della scuola superiore con invalidità, hanno dipinto la panchina di rosso. Perciò abbiamo iniziato a partecipare con Rosso Vivo per questo progetto del 14 ottobre.